Io sto registrando la camera, tutte le case, tutta la casa, le varie modifiche, i vari regali di Siria, il vaso più grande, il vaso più piccolo, questo anche. Talmente pieno di cuscini che quasi non ci si riesce a sedere lì. Adesso andiamo in cucina per vedere anche il frigo nuovo che abbiamo comprato. È veramente uno spazio. Io ero qui con il mio computer, c'era una connessione senza fili non protetta, quindi posso collegarmi tranquillamente quando voglio e per tutto il tempo che voglio. Sono dei regali di Siri. Stufa, la cappa aspiratore, ma il gioiello è questo qua, eccolo qua, è incredibile. Allora lì si schiaccia il bottone con il bicchiere, esce fuori l'acqua bella fresca, non devi aprire il frigo. Qui puoi impostare gradi, allarmi delle porte, LG, ma così in Italia perlomeno penso che il doppio costo non lo troviamo in Italia al prezzo che l'abbiamo pagato qua. In omaggio c'era anche il forno microonde dell'LG sempre. Queste cose qua le avevamo già tutte. Ok, facciamo un giro delle camere, dei quadri vari. Non penso che... No, qui c'è stata una modifica. Questo quadro qui, accendiamo la luce. Qui c'è un po' di disordine, un po' di valigia, un po' di roba elettronica. Però qui non c'è stata nessuna modifica. Andiamo a vedere la camera da letto, mie di Rosi. Il televisore via cavo funziona, si vede anche i canali italiani. Bagno. Le tende, ah, se non gli registro le tende a Rosi, Maria, i quadri che abbiamo comprato alla Starem, la camera dove dorme Kenya. Viaggio riempiamo di quadri anche questa, che è quella degli ospiti. La sala dove mangiamo sempre. Già. Non sarà contento, così mando tutto. Questo è il mio amico, aiutiamo sempre.